sono Savio di Apple TV Black e oggi andremo a fare un focus, andremo a vedere un focus su un prodotto della Haier, un pennino dove potete avere il sistema operativo di Android, per la precisione il 4.1 Jelly Bean. Eccolo qui. In realtà noi abbiamo già fatto una recensione, la trovate sul blog, ma oggi volevamo sommariamente darvi alcune illustrazioni su questo dispositivo, che è simpatico e performante, ha molte potenzialità. Navigazione internet, videochiamata Skype, andremo a fare un focus. Questo video lo abbiamo fatto solo per farvi vedere come funziona Skype. Mi è andata bene perché trovare una webcam compatibile con questo pennino qui non è stato tanto facile, ci sono volute tante ricerche e ce l'ho fatta. La telecamera è questa qui della Microsoft, si chiama Lifecam VX800 e la trovate per 11 euro su internet. Ora non vi do i siti, comunque la trovate. La telecamera è questa. Il motivo principale per cui ho voluto comprare questo dispositivo è per cazzeggiare, per vedere come funziona Skype sul televisore, insomma renderlo smart, un vecchio televisore della Samsung. Come caratteristiche, ripeto, trovate tutto quanto sul blog. C'è un CPU dual core e GPU quad core, memoria interna di 4 giga, connessione wifi ovviamente, connessione MHL, per chi non lo sapesse, si autogestisce da solo il pennino, wifi integrato e DLNA e ovviamente la porta HDMI. Allora, andiamo a vedere un po' di caratteristiche. Innanzitutto col telecomando si può gestire modalità Air, quindi avete il puntatore come tutte le nuove smart TV che trovate in commercio, quindi veramente potete rendere smart il vostro TV con questo dispositivo, al contrario della Apple TV. Qui c'è la navigazione browser. Abbiamo fatto dei tentativi con Cineblog, navigare è alquanto semplice e intuitivo, potete scorrere su e giù, i video ovviamente si caricano come su un normale PC, quindi non so, se voi avete un account si caricano molto più velocemente. Andiamo nell'home page. Anzi, andiamo nella schermata iniziale. I video che ho caricato non hanno una qualità eccezionale. Infatti a volte si possono, anche se sono stati caricati ad alta risoluzione, la trasmissione di questi video è quasi a cubetti. Ora voi non so se riuscite a vederlo. Principale. Qui ci sono già delle applicazioni che potete installare, tipo YouTube, Chili, TGcom, io già le ho installate, e vi faccio vedere YouTube, visto che prima non è partito, qui sicuramente partirà, comunque dal web vi assicuro che parte, dovete fare un po' di prove, anche se il puntatore non è tanto comodo da usare in alcuni casi sul web, però in altri si è rilevato molto
molto comodo. Ovviamente potete attaccare comprando un dispositivo. Ok, qui ovviamente è possibile metterlo tutto schermo. Risoluzione ovviamente 720. I tuoi nonni paterni vengono da Milwaukee per vederti. Sei sicura di... Ok, passiamo avanti. Musica, se avete della musica da ascoltare, collegato al vostro stereo e insomma... Lanciate. Se avete delle copertine si visualizzeranno come sfondo. Ovviamente la copertina dell'album verrà messo a tutto campo. Bene, ovviamente se uscite e navigate su altre parti il player continuerà ad essere in esecuzione. Quindi dovete necessariamente ritornare per stopparlo. Ok. Tornando avanti. Ci sono delle varie applicazioni. Sulla barra, su qui ci sono le applicazioni che uno usa più spesso, una persona usa più spesso, tipo Play Store. E qui potete scaricare tutto quello che volete, da film a tutto quanto il resto che Google Play offre. Ok, torniamo alla pagina iniziale. Configurazione di email è stato semplicissimo, basta l'email si autoconfigura come i normali dispositivi iOS o Android. Si inseriscono le credenziali, l'email e la password ed è autoconfigurante. Ok, perfetto. Qui c'è Aptoid se volete scaricare illegalmente, ma non lo dite. XBMC, devo ancora finire di configurare, configurare ancora per la carta, ho già installato in formato zip ovviamente il plugin ma deve essere ancora configurato, quindi andate in sistema, add on, installa da un file zip e qui ve lo andate a trovare ovviamente nella cartella dove l'avete messo. Io ora non ricordo dove l'ho messo, comunque è semplice. Torniamo alla pagina iniziale. Questa schermata ci sono tutte le applicazioni che ho scaricato, Skype, YouTube, Angry Bird. Vi faccio vedere un giochino come si comporta. Vi consiglio sempre di chiudere quell'applicazione perché ho notato che dà problemi nell'aprire altre applicazioni. Come vedete funziona qui il servizio di AirPlayer che è attivato. Per quanto riguarda una nota su Infinity, che tra un po' vi dirò,
Allora, dovete tenere premuto, effettuando qualsiasi azione del gioco, tenere premuto ok il tasto ok e lanciare. O comunque il tasto ok, i tasti direzionali vi danno la possibilità di giocare ai vari giochi o anche comunque con il mouse. Usciamo, non ho più, dopo avervi fatto vedere questo giochettino, passiamo alla funzione Skype, quella più divertente insomma, motivo per cui ho comprato questo dispositivo. Come vedete qui ci sono delle telefonate recenti, la lanciamo e la schermata, ovviamente la videochiamata si avvierà a tutto schermo. Se avete una tastiera wireless, ok, qui come potete vedere la telecamera si è attivata e partirà, sentite anche il telefonino dall'altra parte. Ciao a tutti, ora vabbè, sono brutto e lo so, mi dispiace. Purtroppo c'è l'eco, ma non ci posso fare nulla. Comunque per le videoconferenze è un'ottima soluzione, è carina da avere a casa, fa la sua scena. Abbassiamo il volume. Questa telecamera è molto buona, nulla, io ripeto, la telecamera si chiama Lifecam UX800. Se avete bisogno di un dispositivo per fare videoconferenze, Skype è un'ottima soluzione. Purtroppo la qualità dell'immagine non è buona, diciamo è di media qualità. Questo è dovuto a un settaggio che bisogna fare prima della videoconferenza, che non ho fatto sinceramente. Questo è tutto, io vi saluto per altre recensioni. Vi rimando sul nostro blog, seguiteci. Una cosa fondamentale, rimane accesa la webcam, se non spingete il tasto ok andando sopra la finestrella. Io spengo, ci vediamo tutti, ci vediamo la prossima volta. Grazie per averci seguito, ciao da Savio di appletvblack.com. Per qualsiasi info o domande noi siamo a vostra disposizione. Ciao, alla prossima!